Ciao a tutti ragazzi, io sono Exevian e benvenuti in questo nuovo video su StarCraft 2 Legacy of the Void. Oggi è uscita la patch 3.3 e abbiamo qui il nuovo comandante Abathur, il maestro dell'evoluzione. Diamo un po' un'occhiata a che cosa è in grado di fare questo nuovo comandante. Intanto è consigliato per giocatori di qualunque livello, è possibile evolvere la propria armata raccogliendo biomassa dai nemici caduti ed è anche possibile creare dei potenti leviatani e brutalischie. Vediamo quali unità ha a disposizione. Ha a disposizione Regine dello Sciame, Blatte, Laceratori, Mutalischie, Guardiani, Divoratori, Vipere, Brutalischie, Leviatani, Impalatori e Lanciaspore. Quindi senza, diciamo, aggiungere molto altro, vediamo un po' quali sono poi le sue abilità principali. Il Nido Tossico è la prima abilità di Abathur. Il suo compito è quello di fornire protezione ed espandere il biostrato come se fosse un biotumore. Può essere posizionato anche fuori dal biostrato e basta avere visibilità di un determinato punto per essere piazzato. Utilizzate i sorveglianti e cominciate a posizionare i nidi tossici sulle rampe che portano alle basi dei due giocatori, così da avere una difesa basilare. Se un'unità viene distrutta da un nido, quest'ultima lascerà cadere il 100% in più di biomassa. La seconda abilità è Rimarginazione, una cura d'aria che restituisce 100 punti vitali a tutte le unità, sia biologiche che meccaniche, più altri 50 punti in 15 secondi. Questa cura funziona sulle vostre unità e su quelle dell'alleato. Il vivaio produce più larve del normale, quindi le regine non sono necessarie per iniettare. È possibile produrre regine da subito. Ma oltre ai 150 minerali sarà necessario 50 gas Vespene. Utilizzatele come unità di supporto, in quanto possono curare e non hanno movimenti rallentati. La biomassa serve a potenziare la vita delle unità e la loro velocità d'attacco. Più l'unità nemica è potente, più biomassa verrà rilasciata alla sua morte. Per trasformare un'unità terrestre in Brutalisca o un'unità volante in Leviatano, sarà necessario raggiungere 100 biomasse. Per evitare che la biomassa venga presa dalla prima unità passante, separate per esempio una Blatt dal gruppo principale e mettetela in un gruppo secondario, in modo da rendere più efficiente la raccolta. Avete un limite di 3 Brutalisca e 3 Leviatani. Dopodiché le unità continueranno a potenziarsi senza trasformarsi, fino a quando non perderete una Brutalisca o un Leviatano. Molto bene ragazzi, queste erano le basi per quanto riguarda Abathur. Spero che il video vi sia stato utile e se lo è stato lasciate un like, un commento qui sotto e iscrivetevi al canale per altri video che arriveranno molto presto sul canale. Fatemi sapere un po' cosa ne pensate di Abathur. Per il momento da Exevian è tutto e noi ci vediamo al prossimo video.